Sassari, altro caso di guida a velocità oltre i limiti consentiti, rilevato dalla Polizia Locale di Sassari sulla Budibuddi dopo l'intensificazione dei controlli nella campagna Trasparenza. Un 53enne sassarese è stato segnalato dal telelaser ad una velocità di oltre 100 km orari e all'alto intimatogli dagli agenti della Polizia Locale ha deciso di darsi alla fuga. Fuga che però è terminata ben presto all'incrocio tra via Sette Fratelli e via Ortobene, dove il 53enne si è reso protagonista di un incidente con un'altra auto. I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso da un'ambulanza del 118, dove sono stati accolti con codice giallo in condizioni non gravi. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da definire, ma il fuggitivo rischiava già grosso ad aver violato più del doppio il limite di velocità, che oltre alla sanzione amministrativa prevede già il ritiro della patente, situazione aggravata per non essersi fermato all'alto della polizia locale e che potrebbe addirittura peggiorare dopo l'incidente. Nella sede istituzionale di Via Roma, la Camera di Commercio di Sassari ha inaugurato stamattina l'Innovation Lab, il centro di competenza dedicato allo sviluppo del digitale della rete metropolitana del Nord Sardegna, una struttura di servizio prevista nell'accordo di programma quadro relativo al progetto di sviluppo territoriale Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città, per lo sviluppo distrettuale del cluster ICT e la disseminazione digitale nell'economia tradizionale. L'idea che lancia l'iLab è quella di un contesto aperto di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi legati alle vocazioni produttive del territorio, in particolare commercio, artigianato, moda, design, economia culturale, agricoltura. All'interno dell'iLab trovano spazio aree di co-working e laboratori, alle quali verranno affiancati eventi pubblici e workshop. Oggi è una giornata importante perché in Camera di Commercio in Via Roma si inaugura lo spazio di innovazione digitale a favore delle imprese, della loro crescita e della loro transizione al digitale, fattore imprescindibile per il mantenimento delle quote di mercato e per il loro incremento. Questa inaugurazione ha un senso se noi pensiamo al futuro delle nostre imprese. Oggi inizia un percorso che potrebbe essere non soltanto per le imprese che già esistono, per le start-up, per tutte le imprese che verranno. Questo è il primo inizio, il primo piccolo passo verso la transizione digitale, ma non solo. Questo è proprio la transizione verso il futuro delle nostre imprese. Un corso promosso dall'Università e dalla U di Sassari metterà al centro le sfide che gli operatori della salute devono affrontare per dare ai pazienti il massimo dei benefici dalle terapie mirate disponibili. Sarà l'occasione per aggiornare l'attività del PDTA, melanoma dell'azienda di Viale San Pietro, per la gestione del paziente affetto da questa patologia. In Sardegna stanno diventando sempre più frequenti i casi di malattia da melanoma. Attualmente in Italia sono registrate oltre 14.000 nuove diagnosi per anno e 1.500 decessi, con un'età media alla diagnosi che è in continua diminuzione. È diventata la seconda neoplasia più diffusa tra gli uomini sotto i 50 anni e la terza tra le donne nella stessa fascia d'età. In Sardegna sono attualmente riscontrate più di 259 diagnosi di melanoma. Multidisciplinarietà, valutazione più dettagliata della malattia, fino a una completa classificazione molecolare, terapia personalizzata e pazienti più consapevoli sono le grandi sfide che esperti e operatori della salute si trovano a fronteggiare oggi per offrire ai pazienti colpiti da melanoma il massimo dei benefici delle terapie innovative disponibili. Accenderà un faro su questi temi il corso Quali benefici nei pazienti con melanoma BRAF mutato, promosso dall'Università e dalla U di Sassari, che venerdì 29 ottobre, a partire dalle ore 11, si svolgerà nella sala convegni dell'Hotel Carlo Felice con la partecipazione dei responsabili e dei rappresentanti delle strutture di oncologia dell'intera Sardegna. Ben ritrovati amici di TeleG, buongiorno, giovedì
in compagnia di Bruno Lombardi, una nuova puntata di Biazzantes. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te. La settimana scorsa mi hai detto che oggi avremmo parlato di leggende, qua in Sardegna, ovviamente leggende sarde. Per parlare di fate, le fate di Pedra Mendalsa, mi pare mi avessi detto. Eccoci, ci vuoi dire di che cosa si tratta? Beh, era interessante appunto dedicare una puntata sulle leggende sarde. È ovvio che per le leggende sarde ci sono tantissimi personaggi particolari, no? Qui in Sardegna, dai costruttori dei nuraghi a quel personaggio che non deve incontrare la fonte di notte, ma diciamo che tra tutti questi personaggi le fate sono quelle, diciamo, che forse destano maggiore interesse. E anche qui le vediamo. Per le fate noi vediamo che sono associate, per esempio, alle Domol de Fadas o Domol de Janas, no? Come si chiamano in questo senso, ma sono creature che realmente hanno fatto parte dell'immaginario collettivo, ma anche della vita, diciamo così, sociale sarda, fino anche a pochi decenni fa. E perché? Per esempio noi adesso oggi andiamo a Pedra Mendalsa, che è questo luogo così caratteristico del territorio di Giave, perché è un luogo molto interessante anche dal punto di vista geologico. Infatti è un residuo vulcanico, no? Quindi stiamo parlando di basalti antichi, ed ha una forma particolare, sembra quasi una sorta di monolite, no? Così che appare, no? Sulla campagna, dalla campagna. Per renderci conto, per chi conosce magari un po' anche il Nord America, possiamo fare un parallelo con, non so, la Roccia dell'Orso in South Dakota, se non ricordo male, o forse anche, anzi, se non ricordo male, nel Wyoming, che è questo grande monolite che appare così di colpo nella prateria, e anche lì ci sono delle leggende. Ecco quindi che questo neck, chiamato in inglese, questo collo vulcanico, non poteva non dare qualcosa nell'immaginario collettivo, e quindi si dice che quella sia una dimora di fate. Raccontiamo alcune cosette, no, legate a questo aspetto. I malcapitati, no, che magari andavano fuori orario, sai, di solito si diceva che a una tale ora, a quei tempi, non dovevi andare via, no, di notte soprattutto, per incontrare queste fate. A volte queste fate vengono descritte come personaggi negativi, che quindi ammaliano, rapiscono e in qualche modo quindi sono un po' Più malefiche. streghe che fate. Beh no, perché poi c'è sempre comunque una morale, nel senso che comunque magari le hanno rapite perché, non so, c'è una fata che voleva sposarsi, ha trovato quello, è innamorato e gli offre magari, non so, del tesoro, per esempio, ricchezze, no? Quindi sono però delle condizioni che devono dare sempre una morale, insomma, no? Un po' come ancora oggi qualcuno usa il boboi, no? Il Sì, bobotti, ma io non per riesco ad dire. immaginarmela. Una fata cattiva, non riesco. Se è fatta, è fatta Beh, in realtà male. in alcune culture la strega è quella che magari completamente si dà dei malefici, quindi anche proprio fisicamente, no? Delle piante, delle erbe o comunque delle invocazioni demoniache, diciamo così. In questo caso invece a volte le fate non sono legate a un aspetto così cristiano, non sono legate a un aspetto del demonio, demoniaco, ma sono magari, non so, a volte anche delle anime in pena, per esempio, insomma, delle donnine che stanno a guardia di questo luogo e sono un po' in pena perché magari vorrebbero incontrare la popolazione. Ecco che forse è interessante far ricordare che questi luoghi, come appunto Pedra Mendalsa, sono importanti perché non solo hanno una loro storia geologica e quindi sono importanti dal punto di vista scientifico, ma richiamano quello che è anche un'appartenenza al territorio dal punto di vista antropologico, sociologico, se vogliamo, no? In questo senso. Ecco che forse dedicare una puntata a questo aspetto ci fa ricordare anche quello che era la Sardegna di un tempo, che era sì una terra di antichi vulcani, una terra così antica, ma anche di antiche storie dove ancora oggi forse è bello anche fantasticarci un po' e raccontarle queste fiabe, leggende, per avere quella che è una ricchezza culturale del nostro patrimonio orale. Beh, in fin dei conti è sempre giusto parlare in questo caso più che di tradizioni, proprio di leggende, Certo. quante ce ne sono, magari che non hanno mai avuto una risposta in termini scientifici, però forse è anche bello immaginarle e ricordarle E soprattutto. sarebbe interessante andare a vederlo, infatti invitiamo gli amici a casa di andare a vedere perché insomma è un luogo veramente ricco di fascino, un luogo importante dove possono andare sicuramente addetti, insomma, scienziati, insomma, del settore, geologi in questo caso, ma anche tutti coloro che vogliono fare una bella passeggiata e riscoprire un luogo. Ecco, ricordiamoci
esattamente dove? In territorio di Giava, è poco fuori, diciamo, dal paese, è inconfondibile, è un luogo inconfondibile, quindi è anche per l'aria che si respira. È molto bello il paesaggio e quindi è un modo anche per fare una gita diversa e scoprire anche e poi, insomma, capirne ancora un po' di più di geologia, non sarebbe mai male. Non imparare. Consigli di andarci di giorno o di notte? Andare di notte per le fate, ovviamente, e poi però non garantiamo niente, insomma, se qualcuno ritorna a casa o meno, magari le fate esistono, insomma, chissà. Domanda di rito, giovedì prossimo con cosa ti presenti qua? Molto bello, giovedì prossimo, parlare di una delle nostre icone letterarie. Andiamo a dare un omaggio a Grazia Deledda. Ah, 150 anni. Esatto, c'è il 150esimo di Grazia Deledda quest'anno. Beh, non è solo un dovere, è proprio un grande onore e un grande piacere parlare di lei. E noi ci saremo. Allora, ringraziamo Bruno Lombardi per questa puntata, ovviamente, di Biazzantes. Io, come sempre, starò diventando logorroico, ma devo farlo perché? Perché è importante che tutti sappiate, appunto, che dal 22 novembre prossimo TeleG abbandona il digitale terrestre per perseguire il suo grande sogno, che è quello di diventare una TV internazionale. Ci potrete vedere direttamente su web. È semplice, basta sintonizzare i vostri televisori, quindi non solo avrete la possibilità di vedere la TV nel telefonino in streaming, come già è attualmente da circa quasi un anno, ma potrete continuare a vederla tranquillamente nei vostri salotti andando sul web e digitando una parolina magica teleg.tv, vi apparirà direttamente il nostro streaming, lo memorizzate come canale e la televisione non cambia, anzi ne guadagnerà in qualità e soprattutto il grosso vantaggio che porteremo in tutto il mondo. Non solo le nostre notizie, la nostra isola, la nostra città, ma porteremo anche tutte le grandi aziende che poi fanno parte della nostra famiglia. Mi raccomando, continuate a seguirci. Grazie a tutti. Si esprime così il consigliere regionale del gruppo UDC Cambiamo, Antonello Peru, sull'approvazione del decreto Omnibus. È una boccata d'ossigeno per tanti sardi e tante imprese. È motivo di grande soddisfazione riuscire a mettere a disposizione subito oltre 350 milioni di euro in un momento che necessita di risposte concrete ed immediate. E le risposte sono le risorse stanziate a chi ha subito i danni della pandemia e degli incendi, quelli per la sanità, non solo per l'emergenza Covid, quelli destinati al sociale e per combattere il disagio giovanile. Le risposte sono i fondi per interventi nelle nostre scuole, negli impianti sportivi, nelle chiese, nei cimiteri, nei centri storici e nelle periferie e per la viabilità, nei contributi a fondo perduto per le nostre imprese artigiane. Abbiamo finalmente portato a soluzione i problemi di tantissimi lavoratori, in particolare di quelli in utilizzo. L'apporto del gruppo UDC Cambiamo è stato determinante per migliorare questo provvedimento. Lo ha migliorato nella sanità, aggiungendo risorse importanti, lo ha migliorato col provvedimento sulla fiscalità per le attività ricettive, lo ha migliorato nelle modifiche di carattere urbanistico, lo ha migliorato anche con interventi e opere nei territori, continua Peru. Ora, chiusa questa pagina positiva, dobbiamo pensare alla vera sfida che ci attende, sfruttare al meglio l'opportunità dei fondi del PNRR e del nuovo ciclo della programmazione europea 2021-2027. Dobbiamo definire un modello di mobilità sostenibile che crei le basi per uno sviluppo economico e per combattere lo spopolamento, investire su collegamenti veloci, sicuri e a basso impatto ambientale, collegare non solo i grandi centri e le zone costiere, ma anche le aree interne.
Ci sono nel piano 263 milioni di euro per la sanità, che puntano a rafforzare e a potenziare i servizi della rete territoriale e a investire sull'ammodernamento tecnologico. Il potenziamento della rete territoriale dell'assistenza domiciliare è fondamentale per ridurre i ricoveri impropri, per non intasare gli ospedali e in generale per migliorare anche la qualità dei servizi offerti. Sono queste le nostre sfide, dobbiamo essere tutti indistintamente maturi e pronti per affrontarle e vincerle se vogliamo davvero aprire una nuova pagina per la Sardegna e per i sardi, conclude Antonello Peru. Oristano. L'incidente di ieri notte sulla 131 all'altezza di Baolaudo non fa altro che confermare l'allarme che Coldiretti ha lanciato più volte e che l'8 luglio scorso ha portato ad una manifestazione in piazza a Cagliari e in tutti i capoluoghi di regione italiani per chiedere che le regioni si coordinino strettamente con lo Stato e operino in modo risoluto per attuare le misure previste per il controllo e il contenimento della fauna selvatica. Un fenomeno fuori controllo, sottolinea il direttore di Coldiretti Oristano, Emanuele Spano, che con l'emergenza Covid, che ha ridotto per mesi la presenza dell'uomo all'aperto, secondo una stima Coldiretti, ha registrato un ulteriore aumento del 15% dei cinghiali. In tutta Italia hanno raggiunto la cifra record di 2,3 milioni di esemplari, che invadono città e campagne da nord a sud dell'Italia. I branchi, sottolinea la Coldiretti, si spingono sempre più vicini a abitazioni e scuole, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, ci sono diversi casi ad Orgali come a Flumini Maggiore di pecore sventrate ammazzate dai cinghiali. Causano incidenti stradali con morti e feriti e razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. La situazione è diventata insostenibile nelle campagne, con danni per almeno 200 milioni di euro all'anno alle produzioni agricole, ma, sottolinea Coldiretti, viene compromesso anche l'equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali in aree di pregio naturalistico, con la perdita di biodiversità sia animale che vegetale. Senza dimenticare il pericolo della diffusione di malattie evidenziato dallo stesso piano di sorveglianza e prevenzione per il 2021 pubblicato dal Ministero della Salute, che ribadisce come i cinghiali abbiano una responsabilità fondamentale per la diffusione della peste suina africana e dunque una delle misure necessarie è la gestione numerica della popolazione di questi animali. L'azione dunque, secondo il piano, continua la Coldiretti, deve essere indirizzata alla riduzione sia numerica che spaziale attraverso le attività venatorie, le azioni di controllo previste dalla legge e le azioni programmabili nella rete delle aree protette. È palese che i cinghiali sono diventati un pericolo ed un problema non solo per le campagne ma per tutti i cittadini che si sentono meno sicuri anche nelle strade, afferma il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru. La giunta ed il consiglio regionale sono stati conseguenti agli impegni presi dopo la manifestazione di luglio, approvando in ordine del giorno congiunto per la modifica della legge nazionale di riferimento, così come si è attivato l'assessore all'ambiente Gianni Lampis con province e città metropolitana per semplificare e sburocratizzare i procedimenti. Ma anche quest'ultimo incidente ci ricorda che occorre fare in fretta. Dopo oltre un anno di lavoro con i tutor artistici espressi dal comitato Oxen Sardegna, gli studenti della classe quinta C del liceo scientifico Galileo Galilei di Macomer hanno partecipato al Festival delle Arti per lo Sport, che si è svolto nei giorni scorsi al Cinema Sacher di Roma, nell'ambito del progetto Cambia il Tempo, promosso dal Xen e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa è un progetto pluriennale teso alla diffusione dell'idea dell'inserimento sociale delle persone con disabilità attraverso lo sport e la cultura, che ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole di ogni regione e decine di enti, associazioni di promozione sociale e istituzioni locali, con l'obiettivo di realizzare i poli regionali dello sport integrato in tutta Italia. Xen Sardegna ha aderito al progetto e ha accompagnato i ragazzi del liceo di Macomer in un percorso di consapevolezza e inclusione sociale che li ha avvicinati al mondo delle persone più fragili. Il lavoro degli studenti del liceo, dei loro docenti e dei tutor del Xen ha prodotto uno spot presentato al Festival di Roma. Quando ci è stato chiesto di prendere parte al progetto Cambia il Tempo, ci siamo dimostrati fin da subito particolarmente entusiasti. Grazie a questo progetto ci è stata concessa una grande esperienza di vita. Abbiamo scoperto parti di noi che difficilmente in altre occasioni avremmo potuto scoprire. Abbiamo avuto l'onore di rappresentare a Roma il nostro liceo e in senso più ampio quello che è l'impegno sociale dell'Oxen Sardegna nella pratica dello sport integrato, spiegano con emozione gli studenti della Quinta C. Vedere il nostro spot proiettato al Cinema di Roma di fronte alla delegazione di altre 5 regioni ci ha riempito il cuore di gioia ed entusiasmo.
Questo è stato solo l'apice di un progetto molto più ampio. La proposta di questo ci è stata fatta l'anno scorso e nonostante le grandi difficoltà che la pandemia ci ha messo di fronte, siamo riusciti a realizzare uno spot che non era frutto dell'immaginazione di quello che poteva essere lo sport integrato, bensì della nostra quotidiana vita scolastica. Da questo punto di vista non abbiamo mai avuto difficoltà. Per questo vorremmo ringraziare la nostra dirigente scolastica, Gavina Capai, i professori Maioli e Santavicca, per averci sostenuto in questo percorso, organizzato gli incontri con l'Oxen, con la società sportiva di tiro con l'arco Arcieri del Margine di Macomer e con l'associazione sportiva dilettantistica Tennis Tavolo Norbello. Infine, un ringraziamento e pensiero speciale ai ragazzi che ci hanno reso persone migliori. Perché mi stai dicendo questo? Perché la distanza è difficile. Ma io ti aspetterò. Mente in veranus os campos. Frimmos, frimmos. Si prena le nuscose fiore. Frimmos comente calore. Che vinto nel nostro mondo. Comente a bortas os cantos. Naranes die de sa vesta. Comente a bortas os cantos. Si pesa ne balla d'intundu. Frimmos, frimma. Pone su nome ne tou. Che tu si pese da nu. Di uno in dove stanze nu. E frimma, frimma. O nessun nome ne tu, chi tu si pese da nu, s'affroma di là da salenu. Come in te aborta sos cantos, nana nel die de sa vesta. Come in te aborta sos cantos, si pesa ne balla in tundu. Si pone sa frimma su tempo, si frimma su tempo, si frimma. Si pone sa frimma su tempo, si frimma su tempo, si frimma. E frimmos, frimmos, come in te verano sos campos. Frimmos, frimmos. Primos comente colores, dipintan a nosu mundo. Comente a portas os cantos, nana les diede ja festa. Comente a portas os cantos, si pesan e ballan in tundu. Primos! Una traccia che tutto rinasca, che tutto ritorni, che tutto sia un'alba infinita di sole. Firma, resta, metti il tuo nome e lascia una traccia che tutto rinasca, che tutto ritorni, che tutto sia un'alba di sole infinita. Frimmos, frimmos, liberi di rimanere, partire per ritornare, liberi di restare, con il tablet in mano e le lunette nel cuore, con il tablet in mano e le lunette nel cuore. We'll be right back.
chiesa di Sant'Antonio Abate, Servi di Maria, presenta la festa di San Giuda Taddeo. Giovedì 28, festa di San Giuda Taddeo, saranno celebrate due messe, la mattina alle ore 9.30, la sera alle ore 18.30 il Santo Rosario e alle 19 solenne celebrazione dell'Eucaristia. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail sd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraletiangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itiangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itiangioi.ss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre. TeleG guarda al futuro. Dal prossimo 22 novembre la nostra emittente lascerà il digitale terrestre per passare, dopo quasi un anno di sperimentazione, su internet. TeleG già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet, digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo, la potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.